Buongiorno amici di Corriere Salentino, oggi parleremo dell'oroscopo di dicembre. Ariete. La luna nuova del 3 dicembre, nel segno del Sagittario, vostro amico di fuoco, vi spronerà a cambiare la vostra immagine professionale, brillando nelle comunicazioni e nell'ingegno. Molto irrequieti nel campo sentimentale, il 25 dicembre, quando Marte si opporrà dalla bilancia al vostro segno, qualcuno di voi potrebbe dire addio ad un rapporto ormai logoro. Siete stanchi delle troppe responsabilità e irritabili più che mai. Non sopporterete vecchie situazioni oramai zoppicanti da tempo. Un Natale all'insegno del New Deal. Toro. Una Venere seducente dal vostro amico Capricorno vi strizza l'occhiolino e vi fa vivere momenti di grande passione, proprio alla vigilia di questo Natale. Che più rosso non potrebbe essere. Avvolgenti e sorridenti, nessuno potrà resistervi. Un dicembre che vedrà alcuni di voi desiderare di procreare un figlio. Molti Toro riusciranno anche a risolvere un problema familiare riguardante la compravendita di immobili. Bene anche il settore finanziario, dal 24 infatti un bel Mercurio in Capricorno vi porterà a giocare e a vincere, come anche nuove prospettive di lavoro si apriranno nella sfera professionale. Gemelli. In amore occorre prudenza. Molti adulteri saranno scoperti e con il partner le bugie avranno le gambe corte. Un Natale ricco di tensione e ancora con qualche scaramuccia. Per fortuna Marte, dal segno dell'amico Bilancia, vi sostiene nella quotidianità e vi sprona ad un maggiore equilibrio. Attenzione al denaro. Il 23 di dicembre qualcuno spenderà in maniera eccessiva. Mercurio, infatti, dissonante, non vi aiuta a far quadrare i conti. In compenso sarete propensi a chiedere consigli su nuovi progetti di lavoro che si riveleranno vincenti nel nuovo anno. Cancro. Uno stellium di pianeti disarmonici porteranno molti cancri a desiderare di porre fine ad un rapporto che non ha più motivo di esistere. Molta amarezza e malinconia, che non vi deve però portare ad una chiusura con il partner, ma anzi, questo è davvero il momento giusto per salvare il salvabile. Provateci. Del resto, a cosa serve Nettuno dei Pesci se non a trasformare la vostra psiche? A pensare in positivo e non a fare della vostra quotidianità il solito drammone. Coraggio amici, Saturno dello Scorpione vi invita a diventare grandi ed il 25 vi aspetta un Natale coccoloso. Leone. Poco propensi alla baldoria, siete orientati al lavoro e alla realizzazione di voi stessi. Mercurio vi attende ingegnosi e grintosi nell'affrontare nuove sfide lavorative. Dopo tante restrizioni e arrangiamenti, ecco che dicembre per qualcuno sarà un mese più sereno dal punto di vista finanziario. Più saggi e riflessivi, questo Natale vi vede più forte nell'affrontare un periodo che farà da preludio ad un anno che si tapperà con un cin cin decisamente fortunato. Resistete dunque. Nuove amicizie per chi è in coppia ed un amore misterioso per chi è ancora single. Vergine. Belle strepitose atmosfere d'amore per i nostri timidissimi amici di terra. Fortunati fattori astrali vi porteranno giustizia in molti settori, da quello amoroso a quello finanziario. Dopo infatti un 2013 non proprio facile, eccovi arrivati strascicati alla vigilia di Natale ancora tutti interi. Insomma, che dire, chi la dura la vince. E voi siete i veri vincitori di questo dicembre, che vi vede protagonisti assoluti. Cambiamenti e occasioni vi faranno chiudere in bellezza il 2013, da festeggiare non nella confusione, ma nelle braccia di Cupido che scaglierà più di qualche freccia. Bilancia. La vostra vita sociale sarà intensa e piena di soddisfazioni. Siete finalmente sopravvissuti al transito di Saturno e la gioia di vivere vi attende. Ambiziosi come non mai, scaglierete tutte le frecce che avete al vostro arco per colpire ed affondare più di qualche nemico.
Desiderate giustizia e lo otterrete su tutti i fronti. Ottime prospettive di ritrovare un lavoro perso e di cambiare abitazione. Molto bene l'amore e soprattutto serenità con la propria famiglia per molto tempo trascurata. Scorpione. In amore siete giunti alla meta. Avete scelto con consapevolezza e siete pronti a concretizzare. Un matrimonio, ma anche un dolce nido d'amore, aspetta voi enigmatici amici dello Scorpione. Il lavoro non è da meno. Anche qui Saturno, Giove e Nettuno vi aiuteranno realisticamente a raggiungere obiettivi a lungo accarezzati. Un fine anno all'insegna dell'autogratificazione e di una maggior stima di se stessi. Ora la vostra vita è più delineata. Un Natale in cui sarete 3 metri sopra il cielo. Sagittario. Un mese più sereno dopo novembre battagliero. Ecco che la luna nuova nel vostro segno vi porta ad una fase della vostra vita sentimentale. Un dicembre vissuto in famiglia e in pieno accordo con le persone amate. Basta infatti con le risse e le polemiche che hanno contraddistinto il mese scorso. Ora siete più fiduciosi e meno scontrosi e qualcuno di voi potrebbe portarsi a casa anche un avanzamento di carriera o soldi extra. Anche la cicogna vi sbircia da lontano. Chissà, forse è il momento di far entrare una nuova creatura. Ma si sa che i Sagittari adorano gli animali. Forse gli attende un pelosetto sotto l'albero. Capricorno. Molti di voi festeggiano il compleanno, ma come sarà? Diciamo che Marte, dal 7 dicembre, vi sarà ostile, come anche Urano, e dal 24 anche Mercurio. Ma tranquilli, se riuscirete a contare fino a 10, potreste con un po' di fortuna arrivare a Santo Stefano senza fare a pugni. Molta passione in compenso scalderà le vostre fredde notti invernali. Grande aiuto vi verrà dal vostro senso pratico, che vi aiuterà a centrare gli obiettivi di lavoro. Molto favorite le professioni legate alla green economy. Cercate piuttosto di risolvere una questione legale che da tempo vi chiede di essere sanata. Acquario. Un anno complesso, pieno di sfide, ma anche di nuove opportunità. Si chiude con un dicembre all'insegna del successo. Non vi è stato regalato nulla. Avete lavorato come solo voi sapete fare. Un uragano di energia che vi ha permesso di resistere all'onda d'urto di un Saturno scontroso che vi ha disseminato il cammino di ostacoli, per non parlare di Urano e di Plutone, che vi hanno portato a fare una sana autoanalisi del vostro stile di vita, attraverso prima il cambiamento e di seguito alla trasformazione. Che dire, che non tutti i mali vengono per nuocere. Eccoci dunque sotto l'albero di Natale a sperare che il domani sarà migliore. Pesci. Disponibili al dialogo, sarete molto apprezzati e ricercati dagli amici. Favoriti dalle stelle, anche in amore i pesci susciteranno tenerezze e non pochi saranno coccolati e vezzeggiati. Alcuni dimenticheranno i problemi finanziari, come anche qualche scaramuccia che si è verificata con qualche collega di lavoro. Il settore delle collaborazioni sarà quello vincente e la situazione lavorativa migliorerà notevolmente. Verso la fine del mese, addirittura, la fortuna potrebbe bussare alla vostra porta con una bella notizia che vi cambierà l'umore. Amici di Corriere Salentino, un saluto da Tina Piccino. Vi auguro un bellissimo Natale e vi aspetto per l'oroscopo del 2014.